con Spreaker.com. A questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips, datti do di do, cibum, cibum, boom. Bentrovati cari amici di Onda Radio Civico 93 e questo è Sweep San Nicandro Work in Progress. In questa è una puntata speciale dedicata alla presentazione delle liste riguardanti le forze politiche presenti per le prossime elezioni comunali. È con noi in studio il direttore della testata giornalistica di Civico 93, Rino Manduzio, a cui do il benvenuto. Salve direttore. Salve. Abbiamo detto che in questa puntata quindi parleremo delle liste delle forze politiche in vista delle prossime elezioni comunali, ma c'è un'ultima ora riguardante una notizia di politica nazionale, in quanto sono stati resi noti i primi nomi dei ministri del nuovo governo Letta. Passo la parola al direttore per la lettura dei ministri. Buongiorno a tutti. Allora, poco fa c'è stato il governo Letta. Letta ha pubblicato i nomi dei ministri. Allora, agli esteri Emma Bonino, poi alla salute Lorenzin, agli interni nonché vicepresidente del Consiglio Alfano, alla giustizia Cancellieri, alle pari opportunità e sport José Faid, ai trasporti Lupi, alla pubblica istruzione Carrozza, al lavoro Giovannini, affari regionali Del Rio, affari e Unione Europea Milanesi, coesione territoriale Triglia, economia Saccomanni, difesa Mauri, all'ambiente Orlando, beni culturali e turismo Brai, rapporti con il Parlamento Franceschini. Questo è l'elenco che ha comunicato Letta. Bene, grazie direttore. Prima di passare alla lettura delle liste delle forze politiche presenti nel nostro territorio, qui a San Nicandro Garganico, ricordiamo che dopo questa breve presentazione seguiranno nel corso di questa campagna elettorale vari incontri con i rappresentanti di queste forze politiche. Io passerei subito alla lettura dei nomi presenti in queste liste. Con la coalizione, partirei con la coalizione di centro, che vede come candidato sindaco Mario Lucio Giordano. Passo la parola al direttore. Allora, noi abbiamo, come diceva Giampaolo, abbiamo quattro candidati sindaci, quattro coalizioni, una coalizione di centro, una coalizione di centro-sinistra, di centrodestra, chiedo scusa, una coalizione di sinistra e il Movimento 5 Stelle, quindi quattro candidati sindaci. Della lista di centro fanno parte sei liste, precisamente l'Udeur, l'Unione di Capitanata, la lista dei pensionati, Socialismo Dauno, Torre e l'UDC. Allora, vi do una sommaria lettura per quanto riguarda le liste, la composizione della lista. Quindi, cominciando dall'Udeur, i candidati sono Austero Elisa, Campanozzi Angelo, Ciavarella Costantina, Gabriele Franco, Galasso Angelo, Giordano Leonardo, Grifa Incoronata, Grifa Nicola, Lombardi Raffaele, Marino Michelina, Marinacci Vincenzo, Mascolo Serena Pia, Sollitto Francesco, Tancredi Costantino, Villani Vincenzo e Vitale Michele. Poi passiamo all'Unione di Capitanata: Angrisani Giovanni, Bieling Tatiana, Borazio Grazia, Di Luca Emanuele, Grana Angelo, Leone Michele, Mastro Valerio Francesco, Pertosa Antonio, Pizzarelli Orazio, Russo Concetta, Russo Tommaso, Scarabino Michele, Stuccilli Katia, Tarollo Costantina, Vocale Loredana e Vocino Maria Carmela.
Poi la lista dei pensionati, che non è completa in quanto ha soltanto 13 componenti. Quindi D'Antuono Giuseppe, Sticozzi Vincenzo, Di Tullio Angela, Scarano Antonella, Manciacotti Giovanni, Caruso Melania, Basile Lucio, Di Tullio Claudia, Gualano Carolina, Giordano Matteo, Franco Michele, Tancredi Luigi, Santucci Leonardo. Poi la lista di Socialismo Down, anche questa in monca di 4 elementi, abbiamo soltanto 12. Sticozzi Tommaso, Pantaleo Domenico, Giordano Matteo, Bellarosa Domenico, De Luca Lores Pio, Soccio Maria Grazia, Vitale Nazario, Voto Angelo, Zaccagnino Michele, La Porta Rosa, Pantaleo Maria, Turzo Costantina. Poi la lista Torre, Augello Grazia, Battista Maria, Berardi Antonio, Canova Anna Maria, Cavalli Michelina, Coco Giuseppe, Di Giorgio Antonio Romeo, Di Lella Michele, Di Leo Antonio, Frascaria Matteo, Giovanditto Grazia, Grifa Michele, Montemitro Domenico, Giovanditto Nazario, Sciotta Domenico e Cifardi Rossana. E infine l'UDC, con Canistro Salvatore, Caruso Michele, Di Tullio Giacomo, Falcone Grazia, Gaggiano Michele, Iadarola Grazia, Iannacone Vittoria, Marrocchella Rosario, Mastro Valerio Michele, Nardella Antonio, Pertosa Giuseppe, detto Carella, Ricciotti Rosa, Scanzano Daniele, Villani Antonio, Vocale Luigia e Zuccaro Antonio. Allora, il totale dei candidati della lista di centro sono dunque 89, di cui 31 donne e 58 maschi. Hanno quindi, sono stati rappresentati, come diceva la regolamentazione della lista della legge dello scorso anno, 34% donne e 65% uomini, chiedo scusa. Poi passiamo alla lista del centro-destra. Bene, passiamo alla lista del centro-destra, che comprende le liste, innanzitutto c'è il Popolo delle Libertà, c'è la lista civica oppure voi, c'è San Nicandro 2.0, Realtà Italia e inoltre il movimento politico Schittulli. Ricordiamo che il candidato sindaco per questa coalizione è l'avvocato Pierpaolo Gualano. Per quanto concerne invece le liste, per il PDL candidati sono Ciavarella Costantino, Boscarino Leonardo, Callagher Patrizia, Contessa Vittoria, Di Lella Alessio, Fallucchi Domenico, Giagnorio Vincenzo, Grana Antonio, Irmici Gianluigi, Letizia Matteo, Palmieri Maria Grazia, Panza Claudio, Pescara Cinzia, Ritoli Giuseppe, Tiscia Antonietta e Villani Giovanni. Passiamo alla lista oppure voi. Fallucchi Domenico, Manduzio Michele, Lallo Teresa, Villani Maria Cecilia, Mascione Pietro Paolo, Luciano Antonio, Carbonella Antonio, La Torre Matteo, Diviesti Costanza, Torella Costantino, Pertosa Antonio, Stigliani Carmela, Biscotti Nicandro, Coco Sebastiano, Manduzio Letizia e Pizzarelli Orazio. Passiamo ancora alla lista San Nicandro 2.0, Falcone Orazio, Manduzio Leonardo, Gallo Carmela, Pettellino Emanuele, Rizzello Luciana, Donatacci Matteo, Biscotti Matteo Costantino, Palma Francesco, Stocola Nicola, Pertosa Matteo, Lapiscopia Antonio, Avezzano Antonio, Nardella Annalea, Gibello Michele, Dell'Aquila Lucia, Cannarozzi Antonietta. E passiamo alla lista Realtà Italia, che prevede Di Salvia Lorena, Maruzzi Luca Tommaso, Napolitano Michele, Luciano Teresa, Senisi Michele, Palmieri Nicandro, Marinacci Giuseppe, Gravina Carla, Dapote Michele, Russo Leonardo, Donatacci Michele, Malizia Enrico, Gibello Michele, Menonna Sabrina, Villani Emanuela e Masullo Mariangela. Chiude questo schieramento la lista del movimento politico Schittulli, che prevede tra i propri candidati Vigilante Nicandro, Accadia Anna Angela, Bellarosa Domenico, Civitavecchia Rossella, Coco Domenico, Cristino Giuseppe, Curzio Michele, Diareste Michele, Fatone Giovanni, Elena Concetta, Flena Concetta, Foschi Ilario, Vincenzo, Iannone Nazario, Nardella Anna Barbara, Potenza Antonia, Solimando Vincenzo e Nardella Antonio Stefano. Ricordiamo che i candidati di questa lista sono in totale 80, 26 donne
e 54 uomini. Passiamo alla coalizione di centrosinistra. Sono quattro i simboli che hanno presentato la lista: Partito Democratico, Tu nel Cambiamento, SEL e Centro Democratico. Si aspettava anche la presentazione della lista del Partito Socialista, ma non è pervenuta. Allora, non è pervenuta perché non è stata presentata proprio. Allora, cominciamo con il PD. Vocale Matteo, Carbonella Antonio, Carafa Claudio, D'Antonio Americo, Dapote Antonio, Di Sipio Giada Pia, Facchino Antonio, Frascaria Carlo, Gabriele Nunzia, Gaggiano Maria Silvia, Gambuto Antonio, Detto Nino, Guerrieri Mario, Iannone Michele, Leone Patrizia, Rendina Natale, Anna Maria detta Anna, Tancredi Martino Raffaele. Poi Tu nel Cambiamento: Valentino Altieri, Cappella Antonio, Caputo Maria, Clema Giuseppi, Nicola Contessa, Angela Decato, Filomena Ferrandino, Paolo Ferretti, Giovanditto Pio Matteo, Giovanditto Vincenzo Pio, Irmici Raffaella, Melchionde Antonietta, Pipino Grazia, Stoico Lucia, Vocale Antonio e Vocino Nazario. SEL: Tancredi Nazario, Montemitro Costantina, Centonza Pietro, Mimmo Laura, Decato Nazario, Rendina Sonia, Frascaria Massimo, Fatone Leonardo, Guerrieri Luciano, Gaggiano Marina, Ianno Nazario, Martino Michele, De Martino Leonardo, Scanzano Leonardo, Scanzano Nazario, Soccio Antonio. Ed infine il Centro Democratico. La lista è capeggiata da Stoico Matteo, seguito poi da Giuliani Maria Antonietta, Giordani Leonardo, D'Argento Valentina, Barrella Giovanni, D'Andrea Concetta, Perilli Michele, Marinacci Antonio, Melchionda Raffaele, Monteleone Anna, Di Leo Leonardo, Marrocchella Costantina, Di Paola Leonardo, Di Lella Daniele Pia, Montemitro Anna Maria, Di Luca Maria Grazia. Totale candidati sono 64, di cui 26 donne, maschi 38. Si vede subito che questa coalizione di centrosinistra ha la maggiore rappresentanza di donne in percentuale, infatti al 40,62%. Bene, passiamo all'ultima coalizione, che è praticamente il Movimento 5 Stelle, che presenta come candidato sindaco la signora Maria Luisa Faro. E per quanto concerne invece la lista, i candidati sono Di Tullio Dino Mauro, Di Lella Michele, Stefania Lucia, Dell'Aquila Felice, Papa Nazario, Taurisano Michele, Di Lella Lucia Veneranda, Montemitro Valentina, Lariccia Luigi, Caruso Maria, Tenace Angelo e Luigi Tedesco detto Gigi. Ricordiamo che il totale ovviamente dei candidati è 12, con 3 donne e 9 maschi. E allora, queste sono le liste presentate che andranno a giocarsi lo scranno più alto del comune di San Nicandro, quello del primo cittadino. Dunque, c'è però una novità. C'è una novità ed è questa: sulla legge elettorale. Infatti, secondo la normativa, ci deve essere un riequilibrio di rappresentanza di genere, maschi e donne. Ed è una novità che bisogna sapere. Innanzitutto, sulla scheda non ci sarà più soltanto una riga, ma ci saranno due righe, perché si possono fare due preferenze per ogni lista. Però attenzione, siccome per noi è un comune superiore a 15.000 abitanti, la doppia preferenza è possibile purché fatta tra candidati di genere diversi, cioè bisogna votare un maschio e una femminuccia. Mi dicono che devo avvicinarmi al microfono, quindi bisogna votare un maschio e una donna. Se eventualmente si votano due nominativi dello stesso genere, o due maschi o due donne, no, la scheda non viene annullata, è cancellata la seconda preferenza. Quindi la prima preferenza va bene, la seconda viene automaticamente cancellata. Qui ci saranno dei problemi, perché alcuni vorranno annullare le schede, perché potrebbe essere un segno di riconoscimento, però ci saranno ancora ulteriori comunicazioni da parte della prefettura da dare ai presidenti di seggio per queste cose qua. Quindi ecco, la novità è questa. Noi vi terremo informati su tutto quanto riguarda le elezioni di San Nicandro. Come diceva giustamente Giampaolo, a parte i partiti politici singolarmente, ma le coalizioni, i candidati sindaci, con le interviste e con le normative che man mano succederanno in tal senso.
quindi... Bene, grazie direttore, abbiamo terminato questo speciale di Sweep San Nicandro Work in Progress con particolare riferimento alla presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali qui a San Nicandro Garganico. Ci rivedremo sicuramente a breve per questa campagna elettorale. Grazie ancora direttore. Grazie a tutti. Grazie a tutti gli ascoltatori. Civico 93, Onda Radio 100.9, civico93.it, spreaker.com, canale Civico 93. Grazie, alla prossima puntata di Sweep. Via, via. Vieni, vieni qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Cheats, cheats.